In questo video vi farò vedere tutto il mio shopping di questi mesi, sì, di questo mese, e più tantissimi regali che ho ricevuto durante gli incontri che ho fatto a Como, che ho fatto a Napoli e che ho fatto a Milano. Stavo guardando, ma che capelli c'ha Gabri oggi? Vabbè, diciamo che con i capelli ricci è sempre un terno al lotto. A volte vengono riccissimi, come qua sotto. Sono riccissimi, qua oggi mi sono venuti un po' così, tutti. Qua mi sono venuti lisci, qua mi sono venuti. Vabbè, il riccio è così, cioè non comandate voi, ma comandano loro. Un giorno sono lisci, un giorno sono ricci, un giorno sono ondulati, un giorno sono crespi. Sono così. Almeno lisce, sempre liscio. Non avete problemi voi ragazze ricce, lisce. Invece i ricci, cioè chi ha i ricci sa che, cioè, sa di che cosa parlo. Comunque mi stavo mettendo in un cul-de-sac. Partiamo dai regali. Allora, Milano, una ragazza stra dolcissima, squisita, mi ha fatto questo regalo pensando appositamente a me, è andata da Italy. Tra l'altro non ho avuto modo di incontrarla perché ha lasciato il sacchetto in cassa perché doveva scappare. Se non sbaglio ti chiami Silvia, quindi ti ringrazio ancora ufficialmente qui su YouTube. So che ti ho scritto, però vabbè. Mi ci tenevo veramente a ringraziarti di cuore per questo regalo, per essere passata e per tutto. E mi ha regalato tre cose che non vedevo l'ora di mangiare, aspettavo solamente voi. Tre cose ovviamente alla violetta, le pastiglie Leone alla violetta, cioccolato fondente alla violetta che non ho mai assaggiato, che quindi non vedo l'ora di mangiare, quello di Leone. E poi le mie amatissime liquirizie alla violetta Senatori. Ecco. Grazie Silvia, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, ma picchiami sulle mani se non è così, scrivono qua sotto nei commenti. Grazie, un bacione infinito. Un bacione grandissimo anche per Susi, che mi ha scritto questa letterina, grazie di cuore. Un bacione grandissimo anche a Ale e Claudia, che vengono sempre a tutti i miei incontri. Tante ragazze vengono a tutti gli incontri che faccio, è veramente per me è sempre una gioia vedervi, salutarvi e rivedervi, quindi grazie veramente per aver trovato 5 minuti, 10 minuti, anche 2-3 ore per venirmi a trovare, quindi grazie di cuore. E mi hanno detto, visto che questa ragazza si sta avvicinando al bio e vuole proprio lavorare in questo settore, mi ha detto Gabri, devi provare questo prodotto. E questo è Organic Jasmine e Jojoba, Organic Shop, ed è una maschera volume espresso, una maschera per i capelli. Chissà che profumo buono ha, è ancora sigillata, al 99% naturale, sono molto curiosa. Bene, grazie mille voi due. Dolcissime, che vengono sempre. Poi un cartellone di Como. Mi sono ricordata adesso che ce l'ho in macchina, ma giuro c'è. Quindi grazie mille, un cartellone che ho, ce l'ho in macchina. Mi spiace solo che adesso sono a Roma e non ce l'ho in macchina a Milano. Poi un altro cartellone, Maria Francesca. Dolcissima, grazie mille. Ops, mi si è arrotolato tutto, grazie mille. Poi una super Roberta, grazie mille di cuore per essere venuta con la mamma, di essere venuta con la nonna, di essere stata con me tutto il pomeriggio a Napoli. Grazie a tutte veramente per essere venute, a tutti per essere venuti. Mi ha scritto una letterina e guardate, mi ha regalato una cover stupenda. Adesso toglierò la mia e metterò questa, quindi Robertina sarai sempre con me ovunque andrò, anche in bagno. Lo so che l'immagine non è bella, ma avrò sempre il telefono, avrò sempre la tua custodia con me. E niente, grazie mille a tutte. Ah no, aspettate, poi c'è l'ultimo, che è un mega paccone gigante. Eccolo qui. Tra l'altro, ogni oggetto era tutto impacchettato singolarmente, quindi anche la cura che mettete nel fare queste cose. E come vedete, sono tutte cose che richiamano me, quindi sono tutte cose che mi avete dato pensando proprio a me. E questa cosa qua mi riempie veramente di gioia. Vi faccio vedere tutto, vabbè, la letterina stupenda con i diamanti, eccetera. Dentro la letterina col chihuahua, guardate che bellissimo, stupendo. Queste qua, queste devo ringraziare Daria per questi regaloni. Dentro c'era questi sticker ai fenicotteri di Accessorize.
Poi questo porta documenti sempre di biglietti di aereo, eccetera, sempre di Accessorize con i fenicotteri. Poi questo che è stupendo, che da domani diventerà il mio bicchiere ufficiale per le centrifughe, per gli estratti. E questo qua è il Mason Jar, appunto, con tutte le stelline in oro, bellissima. Questo è di Accessorize. E poi questa magliettina stupenda, e tra l'altro mi ha scritto anche nella letterina: guarda che ti ho preso la M perché so che a te le magliettine aderenti non piacciono, quindi l'ho presa un po' più morbidina perché so, cioè, sapete tutto di me, io vi amo veramente. Guardate che bella, I'm chic and I know, con il chihuahua, no vabbè, siete stupende, mi fate emozionare ogni volta. Questi sono tutti i vostri pensierini, i vostri regaloni, altri che pensierini. Vi faccio vedere quello che ho comprato io invece. Allora, cose che sicuramente piaceranno a tutti, soprattutto queste ciabatte, scarpe. So che tutte direte: sono stupende, brava Gabri, hai fatto benissimo, le voglio anch'io. Su Snapchat mi sono stupita perché veramente ricevevo solamente complimenti. Ho detto: ma ragazze, mi state prendendo in giro, che ricevo solo complimenti, non sono abituata. Sono queste, sono le ciabatte di Puma by Rihanna, e sono le ciabatte classiche di Puma però con il pelo, e sì, ci vado in giro, e sì, mi piacciono. Niente, ecco, volevo farvele vedere, il mio super acquisto. Poi vabbè, l'avete viste su Instagram 800 milioni di volte, le ballerine Miu Miu, anche queste qua dividono le acque e le folle. Ecco, devo andare a lavorare. Dividono le acque e le folle, sono le ballerine di Miu Miu, queste qua con i lacci intercambiabili, si possono usare senza oppure con i lacci tutti neri o tutti a quadrettini. So che molte le amano e moltissime le odiano, io le adoro. Vi dico solo che da quando le ho comprate ce l'ho su tutti i giorni, tutti i santi giorni. Poi un acquisto stupendo, che è la tutina che avevo all'incontro di Napoli, e in tantissime mi avete chiesto: di dov'è Gabri? È di Zara, infatti l'ho fatta comprare anche a Vanessa perché è stupenda, costa 39, quindi è una cifra giusta, ed è una tutina a pantaloncino corto, così, con le tasche ovviamente, e il bello è che sotto ha un tessuto coprente, sopra invece è leggermente trasparente ma quasi impercettibile, cioè veramente poco trasparente, e dietro ha anche questo taglio, non so se si riesce a capire, metto la mano qua dentro così lo vedete, ecco, però con due bottoncini, quindi rimane chiuso e veste benissimo. Se la trovate sul sito, io ho preso la S. Ho preso anche l'XS da provare, ma poi non l'ho neanche provata perché questa qua mi era pennello e poi non volevo che magari fosse troppo corta, e con le meline di fuori anche no. Questa gonna di cui sono follemente innamorata, che ho sempre su e la metto veramente abbinata dalle canotte alle cose eleganti, alle cose super sportive, sempre di Zara, in similpelle con le tasche. E l'ho adorata così tanto che l'ho presa anche di questo color piombo, che è un verde grigio piombo, bellissima, e c'è anche in giallo. L'ho provata sia in S che in M. Alla fine ho preso la M perché praticamente, avendo le tasche dentro, c'è molto tessuto, perché le tasche sono di un tessuto molto, molto spesso, quindi con la taglia S tirava un po' e faceva proprio il segno del il pacco della tasca, e non mi piaceva. Allora ho preso la M, così rimane più bombatina. Quindi regolatevi, anche se dovete appunto fare gli acquisti online. Poi da H&M o H&M, come dir si voglia, ho preso due cose, e ho preso stellari, direi due shopping stellari oggi. Questo leggings jeans, ed è praticamente così, tipo jeans nero con le taschine, però l'ho presa nel reparto bimbi, è tutto aderente, l'ho presa nel reparto bimbi, e ho preso la taglia 158, di 1,58 m, quelli 12-13 anni, perché c'era quello di 1,70 m,
13, 14, 15, 16. 15, 16 anni no, 14, 13, 14 anni no. Ho preso appunto 12, 13 anni perché gli altri erano troppo, troppo larghi per me. Preferivo appunto aderente come deve essere. E ho preso questo qua. Bellissimo, anche la lunghezza, perfetto, cioè rimane corto perché appunto mi piacciono i jeans che arrivano alla caviglia, che non siano troppo lunghi. E poi un altro shopping stellare, ho preso questa, sempre grigia, perché sapete che amo il grigio, sapete che amo le stelline, quindi ho preso una magliettina grigia appunto con queste stelline tono su tono di un tessuto tipo che sembra tipo crepe trasparente. E questa qua invece ho preso la taglia più grande, quella 14 anni più 1,70, 170. E poi, concludendo, ho comprato questi che non li ho ancora usati perché volevo farveli vedere, cioè vi rendete conto? Ta-da-da-da! Occhiali, Chloe! No, guardate che belli, cos'è caduto? Non si sa. Oh, allora, ero indecisissima fra questo modello e il modello quello quadrato gigante. Vi metto qua una foto e alla fine Mr. G ha optato per questo. Ero indecisa fra questo con le lenti nere, con le lenti marroni sempre sfumate. Mr. G ha detto questo ed eccoli qui. Sono gigantissimi, lo so. Sono gigantissimi, però non ho un paio d'occhiali con non ho un paio d'occhiali con così con la montatura rotonda. E ho detto, vabbè, si può fa, se può fa, se può fa. E niente, questo è tutto il mio shopping di questo mese, tutti i miei regali. Spero tanto di avervi tenuto compagnia. Iscrivetevi a questo canale se non volete perdere i prossimi video. Un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!